Eccoci qui con una nuova puntata di FVG Tech. Un saluto ai telespettatori. Oggi parleremo di musica e computer con Marco Sissa. Benvenuto. Ciao a tutti, grazie mille. Io sono l'avatar virtuale di Gabriele Gobbo e ci vediamo dopo la sigla. FVG Tech. Un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Eccoci qui, ben ritornati in studio. Un saluto anche a chi ci ascolta sui podcast, in radio e sull'internet. Dicevamo, musica e computer. Scopriremo con Marco Sissa se gli strumenti veri dovremo buttarli via oppure no. Benvenuto Marco. Grazie mille, ciao a tutti. Ascolta, ti do 30 secondi per così inquadrarti per i nostri telespettatori meno digitali. Cosa fai nella vita? Ma allora, diciamo, io sono una di quelle persone che si nasconde dietro la creazione di alcuni brani musicali, ok? Nello specifico io sono un autore, uno scrittore di canzoni e sono un produttore, un produttore discografico di brani, quindi investo, diciamo, il mio tempo, il mio lavoro nel creare il prodotto finito, la canzone, e lo faccio per me. Lo faccio e l'ho fatto per tanti anni e lo faccio ancora per altri artisti, sia in Italia che all'estero. Ma quindi potrebbe essere che dietro qualche canzone che ci ha fatto ballare o che ci ha fatto innamorare o che ci ha fatto passare un bel momento ci sono le tue mani? Ma io me lo auguro sempre, perché quello è il momento in cui si concretizza per me il successo, no? Nel momento in cui c'è diciamo, l'impatto sulla gente, la condivisione, direi di sì. Alcune canzoni sicuramente magari le abbiamo ballate, soprattutto anche i più giovani, tipo Andiamo a comandare di Fabio Rovazzi, oppure sicuramente sempre nella fascia dei giovani magari possono ricordare Tutto per una ragione di Benji e Fede, se non sempre Faccio quello che voglio sempre di Fabio, se non Chiara Crispo. Più recentemente, l'anno scorso, ho visto molta gente divertirsi e ballare con questo mio singolo d'esordio di un progetto che si chiama LA Vision insieme a Gigi D'Agostino. La canzone si chiama Hollywood ed è stato un discreto successo, ecco, quindi immagino di sì, dai. Insomma, di occasioni per divertirsi con il tuo lavoro ne abbiamo sicuramente avute, perché no, anche di innamorarci, come abbiamo detto prima, che è il momento forse topico, perché sentivo dire così una bella cosa che ho letto sui social: non c'è un ricordo che tu nascondi che una canzone non possa trovare, no? La musica, ragazzi, è fenomenale. È una delle mie frasi preferite, non so con che casualità tu l'abbia tirata. Ho studiato. Fuori in questo momento. Hai studiato. Ascolta, adesso, come con tutti i nostri ospiti, è il momento di far scottare la sedia, e quindi la domanda semplicissima in cui risponderemo con circa 7-8 ore di trasmissione è: ma sto computer, li buttiamo via gli strumenti oppure no? Gli strumenti li teniamo. Teniamo, impariamo a usarli e li colleghiamo al computer, così teniamo una cosa e teniamo l'altra. Allora, nelle 7-8 ore a seguire discuteremo di come il computer abbia cambiato, ma diciamo non abbia peggiorato la questione della creazione musicale. Un cliché del mondo della musica, soprattutto della musica, diciamo, dance, elettronica, che a volte ascoltiamo in discoteca, ma anche in radio, no? Di questi tempi, è il fatto che ci sia una semplificazione della musica, dato che nasce al computer. Ma la semplificazione è data dalla persona che è semplice nei confronti del computer. Invece, il computer ci ha regalato delle infinite possibilità di poter diciamo plasmare in maniera diversa la musica oggi. Il computer è uno strumento da utilizzare in maniera sapiente per approfittare di tutto quello che ci può dare, ma la cosa che conta è l'input che noi diamo alla macchina. Possiamo dire quindi che è uno strumento che aiuta anche la creatività, però la musica di oggi magari è più semplice crearla tecnicamente, ma la semplificazione non significa banalizzazione,
perché comunque, ragazzi, perché un brano abbia successo ha mille caratteristiche, io ovviamente non le so, non produco musica, ma se un brano è brutto con la chitarra sarà brutto anche col computer, presumo. Cioè, noi utilizziamo il computer per, passami il termine, noi ci occupiamo più di video, no? Per montare un brano, quindi semplifica le procedure di montaggio del brano, e se il cantante dice una stupidaggine si può riregistrare e rimettere sopra. Ha semplificato il lavoro piuttosto che, come si può dire, la nascita, il sogno della canzone, la nascita e l'invenzione della canzone, credo. Assolutamente, tra l'altro hai fatto un'analogia molto interessante, perché diciamo che sia i programmi di editing audio che i programmi di creazione musicale ti permettono di vedere in arrangiamento, diciamo, una serie di canali, chiamiamole striscioline proprio per i non addetti ai lavori, dove compaiono tutti gli elementi di cui è fatta una canzone, la batteria, la chitarra, il pianoforte. Una volta queste operazioni andavano registrate su nastro. Tu pensa alla complicazione di dover rifare, rincidere, tagliando, insomma, c'era buona la prima una volta, suonare tutti assieme e sperare che vada bene. Ecco, diciamo che esatto, quando ci si poneva nel momento di registrare era meglio fare, era meglio essere sicuri di quello che si andava a fare. Ascolta Marco, io metterò, quando parliamo delle striscioline, Garage Band per far arrabbiare tutti i tuoi colleghi, no? Invece sì, di software. Sì, Garage Band è perfetto. Perfetto, così facciamo un po' di hype e magari gira, diventiamo virali perché parliamo di musica ad alti livelli e noi ci piazziamo Garage Band, che per chi non lo sa è un software fornito con i computer con la mela, che è già lì, è gratuito, è abbastanza semplice da usare, ma se non avete l'idea, comunque, questo faccio un avviso per i professionisti, se non avete l'idea neanche con GarageBand arriva il successo. Anzi, il contrario, l'idea può essere tranquillamente realizzata con un programma come GarageBand, tranquillamente. Però quello che conta è chiaramente quello che noi andiamo a fare, no? Ma quindi il computer non ha ucciso la necessità di essere bravi, creativi e di studiare? Ma diciamo che ha allargato in maniera importante, diciamo, l'accessibilità ai mezzi di produzione, che una volta invece richiedeva, diciamo, tutto un processo, se non un percorso, che ti portava fisicamente alla casa discografica, allo studio di registrazione e quant'altro. Oggi diciamo che il computer ci permette tutto sommato di avere a disposizione strumenti, mixer virtuali, campionatori, eccetera. Quindi noi, con una spesa tutto sommato ragionevole, possiamo portare a casa gli strumenti base, chiamiamo strumenti base, per poter creare quella che in gergo veniva chiamata la riproduzione fonomeccanica, il disco, la canzone. Ecco. Ascolti, il computer però, oltre a semplificare, non banalizzare, il lavoro produttivo, ci sono state due strade, no? Mentre la produzione si spostava sui computer, si continuavano comunque a fare i CD, eccetera, e la musica era ancora legata all'oggetto fisico. Poi all'improvviso, grazie all'iPod di Apple, che è stato uno dei primi ad avere successo, la musica è diventata liquida. Quindi i due campi, il fisico e il digitale della produzione, il fisico dell'ascoltare la musica, si sono un po' uniti, no? Quindi è diventato tutto un po' un mishmash, non si capisce, è facile, non è facile, si diventa famosi con un video su YouTube, insomma è successo un casino, ragazzi. Non è che anche forse nel far diventare famosa una canzone abbiamo degli strumenti in più? Ma sì, assolutamente sì, nel senso chiaro, noi viviamo gli anni dei fenomeni virali, delle cose più incredibili che succedono nei momenti più inaspettati. Ecco, se una volta magari la viralità, ti faccio un esempio per, diciamo, generalista, allora la viralità magari degli anni 90-2000 era che per caso magari il DJ di Radio DJ dicesse: ah, guarda questo brano che mi è capitato in mano, proviamo a passarlo in trasmissione. E da quel momento la radio, che era, diciamo, il megafono nazionale, che tante volte decretava, se non quasi tutte, anche la possibilità di un brano di avere o successo o insuccesso, proiettava questa canzone nell'etere e arrivava dove arrivava. Ok. Oggi cosa succede? Che la radio c'è ancora, ma sono nati degli strumenti, uno dei primi è stato per esempio YouTube, che ha dato la possibilità di creare, diciamo, un passaparola, una viralità
diciamo esponenziale, no? di opere musicali, ma anche di qualunque altra cosa, no? E quindi cosa succede? Che sono nati dei veri e propri fenomeni che una volta non avrebbero forse avuto neanche la possibilità, la chance di arrivare al grande pubblico. Per non entrare per l'ennesima volta in una rischiosa polemica con gli addetti ai lavori, facendo passare che è tutto facile, bastano i social, eccetera, non lo è, perché abbiamo visto che, insomma, poi vai a vedere i brani che hanno successo, scopri che dietro c'è un team di lavoro, c'è chi studia il marketing, c'è chi studia la canzone, c'è il cantante bravo, insomma, è fatto da tantissime persone. Attenzione che le cose che scoppiano così a caso non sono mai casuali, perché non siamo più giustamente negli anni 90. C'è da dire che uno dei più grandi TikToker al momento, con decine e decine di milioni di follower, anche lui magari all'inizio è nato da solo, poi è stato preso in carico da un team e adesso fa i numeri che fa. Insomma, la viralità è diventata quello che una volta era la bravura nel marketing. Il CD, mandare l'artista nei centri commerciali, andare nelle radio, fare le interviste. Adesso è tutto un po' più diretto, ma servono sempre gli staff. Questo per pararci la schiena per eventuali odiatori della tecnologia nella musica, che però la usano. Allora, Marco, ma oggi come oggi, no? Io voglio fare una canzone. Posso farla sia solo col computer, ovviamente parliamo della mia, io mi metto io, Gabriele Gobbo, che non esiste, a fare una canzone, e posso... magari so suonare la chitarra, la collego al computer, la registro, la metto poi dentro nel software, cioè meccanicamente come si può fare una canzone, con o senza strumenti? Assolutamente, beh, oggi come oggi puoi, diciamo, creare lo scheletro, chiamiamo, diciamo, lo scheletro della canzone, anche senza collegare neanche una chitarra, senza collegare niente, anche perché ci sono queste, non so, le inquadro. Si chiama tastiera muta nel gergo, è una tastiera MIDI che serve solamente per dare l'input al computer, ma i suoni sono nel computer, perché ci sono programmi che emulano pianoforti, violini, chitarre, sintetizzatori, qualunque cosa. Però ti dico una cosa, la nascita della canzone è ancora, diciamo, un evento, diciamo, che ha delle caratteristiche vecchi ancora, nel senso, ti faccio un esempio: io nasco con la musica dance e ho fatto della musica dance, dell'elettronica, diciamo, il mio cavallo di battaglia, il mio ariete per sfondare le porte, diciamo, della musica tradizionale. Ma quando io mi pongo nei confronti della canzone, vado al pianoforte e la scrivo ancora alla vecchia. Quindi nascono come sempre le canzoni, c'è chi prima canticchia ritornello perché si sveglia felice, c'è prima la melodia, cioè proprio. Quello è il processo identico, è bellissimo. Assolutamente. Io ho ancora il mio quadernino con l'appunto, come dici tu, magari di un'idea anche, e sai, uno pensa a una bellissima frase e trova poi una melodia intorno a questa frase e comincia a costruire un po' alla volta. Io nel mio processo poi vado al pianoforte, anche con la chitarra, ti dico, ma il pianoforte è il mio strumento preferito, e inizio a fare le varie prove. Una volta che ho poi chiaramente memorizzato un po' di cosa si tratta, quindi il ritornello, la strofa, e do un'idea di struttura a questa canzone, vado al computer e comincio a registrare le parti nel mio studiolo, qua dove siamo adesso. È bellissimo sapere che la musica nasce ancora, passami il termine, dall'anima, dal cuore, dalla mente degli esseri umani, un po' canticchiando, un po' segnandosi le cose. Una volta la suonavi al pianoforte, cosa facevi? Segnavi le note. Adesso, bene o male, suoni al pianoforte, lo registri, e qui il computer può diventare anche la tua memoria, volendo. Lo è, assolutamente, ma come anche il cellulare, ci sono varie applicazioni oggi che permettono ad autori di poter essere svincolati dal, diciamo, dal luogo, dallo studio di registrazione. Io, per esempio, uso l'applicazione, anche solo quella, il registratore note vocali. Del telefono, per esempio, nel mio caso iPhone, ma ogni telefono chiaramente ne ha una, e che è pieno di piccole registrazioni, a volte è l'idea di un ritornello, a volte anche canzoni intere, mi è successo, i momenti di ispirazione. Salvato tutto, una volta che abbiamo, che sappiamo quello che vogliamo fare, andiamo in studio e concretizziamo l'idea.
Ecco, quindi oggi siamo un po' più, anche l'autore e il produttore è liquido un po'. Anche il team è liquido, tu registi dal treno, un tuo collaboratore magari in studio, un altro sta a New York. Ma secondo me davvero la tecnologia ha aiutato la musica. Poi ragazzi, dai, le porcherie c'erano anche 30 anni, 50 anni fa, adesso così per dirla tutta. Esatto, la brutta musica c'era prima, c'è oggi, ci sarà domani. La musica non è data dallo strumento che la rende brutta, lo strumento è bellissimo, al pianoforte uno può cantare una schifezza, scusami, una schifezza epocale, oppure incantarsi con la più bella delle canzoni mai nate, ecco. Ma sai, io mi ritrovo un po' sui social ogni tanto in polemica con quelli che massacrano i ragazzi nuovi, no? E Fedez che cavolo vuole, e quello là ha preso Children però non poteva, e invece mi metto nei panni di io, magari la trap non l'ascolto, ho sempre ascoltato rap da giovane, insomma qualcosa ascolto, ma non l'ascolto, ma non dico che a prescindere era meglio 60 anni fa con le grandi rockstar, perché comunque le grandi rockstar al loro tempo dicevano no, fai schifo, erano meglio quelli famosi di prima. Insomma, ci rincorriamo ogni epoca alla musica brutta che poi magari tra 30 anni diventa bella. E qui è la cosa facile. La cosa difficile è, ma tutte queste intelligenze artificiali che dicono potranno studiare una canzone che va a stimolare il nostro cervello e sarà un successo perfetto e assicurato perché l'intelligenza artificiale ha calcolato, che ne so, le canzoni prodotte automaticamente dal computer. Sì. Esisteranno, funzioneranno, meglio la sa stare? Probabilmente esisteranno. Esisteranno perché tutto sommato, se noi pensiamo alla musica, nelle sue sette note, nelle combinazioni, il numero di combinazioni a un certo punto è finito. Le combinazioni di brani che hanno avuto successo sono in database che un computer può prendere e macinare con l'intelligenza artificiale e quella cosa che si chiama machine learning, quindi l'algoritmo continua a imparare dai nostri gusti, no? Dalle nostre inclinazioni. Quindi io credo che si potrà arrivare a questo tipo di risultato, ma io credo che la questione non sia, diciamo, la finalità, il momento finito, cioè di avere una canzone che può avere effetto sulla gente. Io credo che la magia è sempre rimarrà per un autore il poter esprimere la sua emozione, racchiuderla all'interno di una canzone, condividerla con qualcuno e trovare che c'è qualcun altro nel mondo che legge e condivide la stessa emozione, che la reinterpreta e la fa sua. Quindi diciamo che anche il processo per chi vive di musica è molto importante, diciamo, ecco. Mi piace sentirti parlare di anime, di emozioni. La musica è ancora qui, è vera e nasce dalle persone. Al di là della battuta sull'intelligenza artificiale, la nazionale inglese ha investito milioni di euro per i big data e per l'intelligenza artificiale, con cui ha scelto chi doveva tirare i rigori. Ma com'è andata? Sarà la stessa cosa nella musica. E con questa battuta siamo giunti alle battute finali, quindi io ringrazio Marco Sista di essere stato qui con noi. Grazie mille a voi. Noi ci vediamo su tutti i social network, potete partire come sempre da fvgtech.it dove trovate la lista di tutti i social, il podcast, le puntate radio, tutte le puntate andate in onda in TV, seguiteci ancora su questa emittente. Di nuovo grazie Marco, a presto, ci rivediamo nei social e nei video. E dicevamo, questo è proprio il momento clou della puntata, cioè quando finisce. Dall'avatar virtuale di Gabriele Gobbo è davvero tutto, alla prossima settimana. FVG Tech, un programma di Gabriele Gobbo. Ogni settimana una nuova puntata con ospiti nazionali e internazionali. Guarda il programma on demand su web, YouTube, Facebook e tutti i social network. www.fvgtech.it